Quest'anno il Grande Fratello è diventato, o meglio, negli ultimi tempi, sta diventando il reality dei piagnucolosi. Tanti non fanno che lamentarsi e addirittura si dicono stufi e vorrebbero tornare dai loro affetti. Il primo è stato senza dubbio Ciro Petrone, che nelle ultime settimane sembrava quasi assente, è diventato un vero lamentone, tanto che il Grande Fratello ha pensato di far entrare per incoraggiarlo la sua bella fidanzata Federica, e sembra che tutto questo è servito. Ciro è ritornato. Alfonso Signorini ha ricordato, soprattutto ai giovani, che entrare nella casa è una grande opportunità e non è da tutti. Quindi o si danno da fare e creano qualcosa o altrimenti possono ritornare a casa. Insomma, stare nella casa del Grande Fratello e creare opportunità, creare amore, fare vedere ai telespettatori da fuori che dentro si crea passione, anche se non è sempre così, ma spesso è finto. Tanti ragazzi sono fidanzati e non vogliono crearsi problemi, ma Signorini invece vuole dinamiche nuove e avventurose e incita i ragazzi. Senza dubbio l'unica che quest'anno sta creando polemiche e sta facendo parlare di sé è senza dubbio Beatrice Luzzi, che insieme ai strafalcioni di Mughini sta facendo contento il conduttore Alfonso Signorini, che si dice contrario al trash, ma in realtà è sicuramente quello che ci sguazza di più.